Buonasera signora! Il vigliato meglio posto! Ma te lo buttare sul tuo palazzo però! Doveva scendere, ma la mattina mi tocco fa! Vabbè, tanto la tu 4-5 ore, poi scendiamo, vamo a buttare la mia! Dopo c'è solo il DJ per altre 7-8 ore! Tutto bene? Sì! Ci sentite bene? Ok, iniziamo! Allora, concedetemi stasera di iniziare presentando la persona con cui ho condiviso 20 anni della mia vita, 20 anni di questo lavoro, signore e signori, Monica Lima, degli Arteteca! Grazie! Grazie! Amo, che bella presentazione, grazie! Aspetta, ma ti presento io! No, lasci sta! Che vuoi lasci sta? Ne cosa tu? Che bene cosa mi? No, lasci sta. Cioè, tu hai fatto una bella presentazione a me, io faccio una bella presentazione a te. Ma tu sei più brava a fare una chiave che a me. E come un maffo? Mi presento da solo, guarda, metti toccato facile come si fa, guarda, non ti guarda. Buscare. Guarda, guarda come stiro, guarda, facile come si fa in presentazione seriamente, va? Ladies and gentlemen, let's welcome the stage and give a big hand to the biggest star in the world, Mr. Enzo Lupera. È finito. Sì, però non ho perché lo voglio dire, ma il mio applauso è stato più forte del tuo. È normale, tu hai fatto tutto su burdel. Ha fatto una presentazione male, perché era scimmiato lì. Alla fine che è sciuta, è già un pariello. Ma io così mi chiamo. E ce ne vorremmo con cognome Bert. La potete fare l'applauso, lo sai che ha cognome Bert. Cioè, è come se fossimo entrati in un ristorante stellato, arriva il cameriere con il vassoio, il cummoglio sopra, e dice: signori e signori, ecco a voi un filetto alla Wellington guarnito da carote e Juliette. Ah, il suo cummoglio gli ha abbracciato il maiale. Ma che sempre, ma che sono abbraccioli? Abbraccioli. Io faccio così perché a me piace sentire il loro calore. Voi non potete neanche immaginare quanto è importante per noi il vostro applauso, perché noi siamo partiti dal basso. Specialmente lui l'è rimasto, basso. Allora si dice: grazie mille per essere venuti qua stasera, grazie perché siete in tantissimi, grazie perché ci seguite sempre con tantissimo affetto anche sui social. Grazie. La verità è che siamo qui perché abbiamo un debito verso di voi. Eppure verso la banca. Un mutuo di 30 anni. No, quella è intestata a te. Infatti, amore mio, devi campare 70 anni. Ma credo, non si dice 100 anni. Quanti anni hai tu? 40. Il mutuo quanti anni dura? 30. 40 più 30 quanto fa? 70. E perché un campa 100 anni? Una volta che ho pagato mutuo, ciao, non ho paura di più. Ma come le vuoi iniziare questo spettacolo? Allora, presentiamoci per bene. Siamo gli Arteteca, conosciuti come quelli di Made in Sud. La prima cosa che ci dicono appena ci vedono per strada è: oh, Made in Sud! Questa qua ti incontrano entrambi. La verità è che quando incontrano solo a me fanno tutti quanti più o meno così. Scusa. Chilometro Kurt! Hai capito chi è quello? Il marito della sciatuscia! Quando invece vengono solo a me dici tu, a moglie lo scemo! Siamo una coppia sul palco da un po' di tempo, una coppia anche nella vita. È vero, magari qualcuno non ci crederà, ma stiamo insieme da 20 anni. Grazie. Grazie! Grazie pubblico, grazie Facciano, grazie! Non ho fatto l'applauso sul fatto che siamo insieme da 20 anni. A te? Ah. Perché? Fa pazienza che ci sono. Non è vero, l'applauso era per me. Perché? Poveracci che ci sono. Aspetta, allora dimmi. Sì, ho capito. Dopo lo facciamo. Te lo prometti che
cade, ne voglio pazienza e ti sta 5 minuti zitto. Ma rapido li intoppo tutto la vuoto. Ora mo devi aspettare un po'. Ma pure perché vengo di mi fare un rebro sotto. E siamo cati dicendo prosciutto, prosciutto, che vuoi un certo... Ti abbassi un po' adesso? Il più grande dove si scoccia, veramente. Allora, a proposito di questo. Quasi, quasi. Mi sei d'accordo che mi dà una puntata a retta. Sì. E il vostro marito? Sì. Si chiama? Michele. Tony e Michele. Da quanti anni siete sposati? 48 anni! Siete via, dentro non me la togli! È sempre bello però trovare delle coppie che stanno insieme da così tanti anni. C'è uno stomaco, eh? Senti Tony, dove l'hai conosciuta su bello mobile? Eravate piccoli. Sì. Cioè, però tu sei più giovane di tuo marito. No? Un anno di più. No, cioè sembrano. Cioè io sono nonno suo, ma non cioè, il marito sembra più, anzi la signora non si porta bella la torta. Ma non si vede. Dice così però, vabbè, ma si vede però. Si no, vede. Vabbè, ma magari è la signora che se li porta bene. No, pensi che un marito che si porta una chiave. Facciamo un applauso a lui soprattutto. C'è qualche coppia sposata da meno di loro? Sarebbe bello trovare delle coppie che stanno insieme da pochissimi mesi. Da qualche anno! Oh, le robe 48 anni sono ancora abbracciate, eh! Bello. Ma c'hai i soldi, vostro marito! È una cosa bella che un marito non parla mai, che parla sempre lei! È normale, se no mi stai insieme a 48 anni! C'è qualche coppia che sta insieme da meno di 10 anni? Nessuno! Continuano a indicare. Continua a indicare te con la maglia rossa! Come vi chiamate? Aspetta, perché se avete questa colunnetta non dovete. Ma la colunnetta, la cosa delle neve. Come vi chiamate? La sorella. E lui c'è con qualcuno? Sei fidanzato, sposato, accoppiato? Qualcuno? Ma che ci stanno spostando sempre più là. Ah, lei con la bimba in braccio. Come vi chiamate? Non è sua figlia. Non è sua figlia? No. Quello che non piccia di lui. No, spegni, spegni, c'è una sedia che la trinta a luce. Allora, tu con la maglia rossa, come ti chiami? Sabatino. Sei sposato o fidanzato? Sì. Sì. Convivi. La tua convivente dove sta? Eccola là. E si chiama? Rosa. Senti Rosa, da quanti anni state insieme? 4 anni, frisco ancora ho fatto. Però chi ne sta dopo 48 se non ancora abbracciate, guarda chi si ma tu l'hai vista Sabatino? Tutti sta abbracciati ci da sabatini, no! Allora spieghiamo perché stiamo facendo a loro tutte queste domande. Niente, che no, perché abbiamo detto che stasera con voi vorremmo parlare d'amore. Se si parla d'amore si parla di coppie, se si parla di coppia si parla di matrimonio. C'è un momento del giorno del matrimonio che gli sposi non dimenticano più per tutta la vita. Quale? Chi hai il busto? A Romandicone là, tu sei sposata? Sei sposata? No? Lui è il tuo fidanzato? Da sposare è più ricchioso che non è le buste. Allora mettiamo la domanda in modo diverso. C'è un momento nel giorno del matrimonio in cui gli sposi hanno un attimo di tempo per pensare, per riflettere a ciò che hanno appena fatto. E quel momento è il momento brava delle foto. Grazie. Fotografia! Vi siete mai chiesti cosa pensano gli sposi nel momento delle foto? Adesso ve lo facciamo vedere noi, però siccome avremmo bisogno di fare un piccolo ma velocissimo cambio di costume, voi sapete bene che quando in scena parte il cambio di costume parte anche la base musicale. Stasera la nostra musica per cambiarci sarà il vostro calore, quindi il vostro applauso! Vai, bravi! Aspetta, è un problema. Il mal di ah, una sposa che li conosce. Si è rotto il cappello. Eh? Si è rotto il cappello, quello è a mollo, si dovrebbe mantenere così, guarda che succede. Sta a mosso. Vabbè. Fa niente, ah, ma non siamo scecchi una, cosa mosso a mangiare? Vorrei che avevo un problema, posso capire. Mamma mia. Che è? No, ma tu mi metti paura, veramente. Cacco un bar mi fa andare.
mo dicitemi una cosa, che le due signore della coppia che sono io esistono veramente. Ah, signora! Buonasera, signora! Beh, YouTube ballo perché ho stato guardando per dire che potenza è peggio! Finalmente questo giorno è arrivato! Ho sempre sognato di sposarmi con un uomo pieno di charm, fascino, carisma! Mamma mia, il calcio combinato! Oh, quasi donna, quasi l'applauso, come fa? Enzo, che cosa stai pensando? Sto pensando che devo prepararmi. Devo prepararmi a tornare a casa e risolvere i problemi della vita matrimoniale. A tornare a casa e pagare il mutuo ogni mese. A tornare a casa e trovare sempre te che mi aspetti. E ti stai preparando? Sì, a tornare a casa di mamma. Dai, hanno la nostra vista! Sì! Ci vedremo tra 15 giorni! Arrivederci! Aia! Che? Ah! Ma che? Aia! Ma che c'è? Ma che pungi? Guarda, sono cresciuti! Io ieri sono andata dall'estetista, mi ha tolto i peli dalle gambe, i peli dall'inguine, i peli dalle braccia, mi ha fatto le sopracciglia e mi ha tolto il baffetto. Mamma, mi sono sposato un citonino. Enzo, ma ci pensi che è bello quando avremo un figlio? Già so come chiamarlo. Mio padre si chiama Mario, mia madre si chiama Anna, la chiameremo Marianna. E non ho capito, non posso fare la stessa cosa col nome dei miei genitori? No, perché tua madre si chiama Casimira, tuo padre si chiama Aniello, come chiamiamo Casatiello? Enzo, guarda, è arrivata tua nonna! Sta bene, mamma nonna, sono contento, ma sai perché? Perché mia nonna quando era giovane ha sofferto, pensa che durante la guerra un tedesco approfittò di lei, poi scappò sopra le montagne e un partigiano approfittò di lei, poi arrivarono gli americani e un americano approfittò di lei! Cazzo, se ne ha visto bene, nonna! Povera nonna, si è fatto tutta quella! Ma voglio tutto esultato! Enzo, guarda, è arrivato tuo fratello con quella giacca, sembra Vittorio Emanuele. Monica, guarda, è arrivata tua sorella con chi lupa a fumare Garibaldi. È arrivata pure tua cugina, com'è brutto. Stanno andando a dire a tutti quanti che il matrimonio suo è stato più bello del nostro. Può essere impossibile. Come non può essere, quelli tenevano pure l'animatore vestito da pagliaccio. E beh, mi veniva mamma di vestito da barba papà. Ma sanno mamma, ti hai visto? A dove è bello? Ma chi è? Il cameriere, corre in piscina, c'è una signora che sta annegando. Uè, ma quella è mia mamma. Lasci stare, lascia stare. È morta? No! Tu bravo bene, signora Toia, eh? Ha fatto più. Allora, la devi smettere di parlare male di mia mamma, capito? E basta! Mia mamma è una bravissima persona! Che hai detto? Tua madre è una strega. Quando mi vede mi dice un sacco di cattiverie e quando non mi vede me le dice alle spalle. Tua madre va dicendo in giro che non potrò mai essere una buona moglie perché non so cucinare. Allora vado da tua mamma e valle a dire che non c'è intenzione di fare la serva e poi devo essere pulita, capito? E allora se così è basso lo dico io, perché è vero che mia mamma cucina meglio di te. E se quando torno a casa trovo un piatto che non mi piace, sai che fa? Che cosa? Me lo mangio e zitto. E fa pipì? Cosa? Ma sei combustione? No, questo è il twerk. Eh? È il twerk, quello che fa lettere a Lamborghini. E che è? Come, che cos'è? Quel ballo dove si agitano le natiche? Eh? Si agitano le natiche. Ok. E pac! E fa quello. Ma l'italiano bello e buono, come sai? E lettera Lamborghini fa così, agita le natiche, le pacche, praticamente. Chi usa con materiale sono quelli che li pacca. Perché quando lei agita fa questo effetto applauso, così va. Pom 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 pom! Ecco là che si sente l'applauso.
Ma la vita sono loro. Ma che io sono la sposa e tu sculetti! Zitta, c'è un picco di riso nella mutanda! Allora ma sono due! Meno male che ne vanno capita proprio tutti questi. Che sta capisci solo chi te lo problema, sì. Che stanchezza, non ce la faccio più. Non vedo l'ora di tornare a casa, togliermi questo vestito, scendere da questi tacchi, sfilarmi la guaina contenitiva, staccarmi le unghie finte e le ciglia finte. Stanotte mi addormo con platinette. Grazie. Allora abbiamo detto che stasera parlavamo d'amore, parlavamo di coppia, ma in una coppia, in una casa, prima del matrimonio, dopo il matrimonio, senza il matrimonio, in una coppia tra l'uomo e la donna, chi è che comanda? Tu dici l'uomo perché sei piccolo, papà ti può fare credere che accussi ma morale. Allora basta con questa storia. Da che mondo è mondo ha sempre comandato l'uomo! Oh! Non ha secondato tre l'uomo! Ma da sabati non è stata una porca busche qua! Da che mondo è mondo che vuoi dire? Da che mondo è mondo? Ma proprio da Adamo e te! Cioè tra Adamo e te chi comandava? Adamo! Tra Adamo e te ma chi comandava? La sai la storia di Adamo ed Eva tu? Sì. Allora, visto che non la sai, ma te la conto io. Vedete se vi trovate. Il genere umano discende da Adamo ed Eva. No, discende dalle scimmie. No, che mia famiglia dolce. Sto parlando in generale. Adamo ed Eva che vivevano in questo paradiso terrestre pieno di alberi di frutta, dove c'era l'arancetta, l'uliveta. La pereta. No, che ne sordo. Sembra famiglia, vedi, metti mi tuoi vai su. Oh. Adamo ed Eva camminavano in questo paradiso terrestre coperti solo da foglie di fico. Ma è perché tu immagini, ammettiti di camminare nel paradiso terrestre coperti solo dalla foglie di fico. Datti già, ti da abbassassero poche produttive. Dipende. Se fa freddo va bene, pur lo rigano. Meno male che avuto mi sa usi che c'è altro modello nero. Allora Dio disse vicino ad Adamo ed Eva, disse sfogate, fate quello che volete, la cosa importante è che non toccate la mela. Eva che voleva? Si mise nelle orecchie di Adamo e dice vedi Adamo e pigliamela all'angoppo, fa l'uomo che ti costa, una pacchetella che fa? Adamo diceva mamma passa noa, non è seduta a chi le cai, tanta frutta, ma per me le ti ha mangiato. Ma Eva no, insisteva. E tanto che fece, tanto che disse, convinci Adamo a prenderle la mela. Ma perché che gli disse? Adamo, se non mi porta mela, scorti da patate. Quindi chi comanda? Che poi allora, noi donne rispetto agli uomini siamo più autosufficienti. Noi donne senza gli uomini possiamo fare tutto, è vero? Ma che dici, che dici, che tutto, tutto. Che tutto, non niente tutto, no tutto. Perché tu? Ah, allora, ragiona, io e te siamo una coppia, abbiamo una bambina e se non era per me, nostra figlia Sara non nasceva proprio. Mamma, e come ti stratteggiamo che non è venuto che si è venuto a qualcosa? Addirittura due minuti. Hai ragione, due minuti già si è sotto la doccia. Allora, la donna sopporta meglio il dolore, lo sapevi? Dipende. Dipende. Se in una casa si ammala la donna non succede niente. Se si ammala l'uomo succede una tragedia, è vero? Vabbè, facciamo una cosa, facciamo un esempio, facciamo vedere quando in casa si ammala lui e quando in casa si ammala lei. Però, siccome adesso abbiamo bisogno di fare un piccolo ma velocissimo cambio di costume, all'inizio vi ho chiesto una cosa. Che stasera lo so, se perché a me ci potesse diventare il vostro calore, quindi il vostro applauso! Bravi! Grazie. Ma trovo. Eh? Se non mandi non terremo trovo. Ma da terra mi fanno fare. Io non mi aspetto. Enzo. Senti, vado a fare la spesa e salgo. Ma che? Non lo so, mi sento molto bene. Ma si vede, cioè. Forse un po' di febbre. Sei tutto arrossato. Non lo so, non mi sento. C'è la febbre. Non lo so. E c'è la febbre scende. E che devo fare? Devo fare la spesa, devo mettere a cucinare,
come chi? Pensi a fare la spesa, pensi a andare a prendere la bambina, pensi a cucinare, pensi a lavare. Ecco, se tu hai la febbre mi sai una pressione. Ma poi non ho capito, ma quando c'è? Non lo so, non l'ho misurata, ma non fa niente. Ma devi misurare la febbre, misura subito la febbre. Dobbiamo misurare la febbre, prima devi misurare la febbre, poi tu decidi se devi scendere oppure no. E se c'è la febbre, va bene, misuriamo la febbre. E misuriamo la febbre. Sì, misuriamo la febbre, se c'è sì, si calma. Ma come c'è a tassicare, non ti preoccupare. Ci mangiate un po' di po'. Ma ci si tempo, mi metti una mano. Questa ci sta, sì, cadi, cadi. Oh, già, le misure, devi misurare la febbre! Misuriamo la febbre! Ah. Sì, va! E misuriamo, Ecco! Ecco! Mi serve? E vado a prendere! Che cosa? Oh, guardate! Come si misura la febbre? Col tè? Al limone! Lo fa male avanti! Come ma il termometro! Va, e dove sta il termometro? Nella camera da letto! E dove sta la camera da letto? Come metti a spostare in stanza sempre nella camera da letto? Ma il termometro come faccio a trovare un termometro? Santo cielo, i cassetti della camera da letto! Quali cassetti? I cassetti del comodino! Quale comodino? Comodino mio! Quale comodino tuo? Quanti comodini posso mai tenere? Due, perché te li prendi tu e tu! Io mettevo solo il pantofolo, mettevi sotto il cuscino, perciò ti andavo a ammaccato, eh? Cioè io vorrei sapere perché gli uomini sono sempre ospiti in casa loro. Perché non sanno mai dove stanno le cose? Perché voi donne infami ce la nascondete! Poi mi sto pigliando. Cioè quello è un fatto scientifico, cerca di calzini, appena lavano cassetti si scende a cataratta. Questo è quando mi ammalo io. Quando si ammala lui la situazione è diversa. Perché la reazione dell'uomo con 36,4 di febbre è questa. Quando faccio il suvato, di solito qualche legno. Hanno sparato pure in bocca. Tu con l'amo di gloa sta battendo. Perché te non veniva? Anzi, me ne sta con base già rotta. E tu non potevi me ne andare. E come madre ti calma? Ah, ma roba, c'è vicino a mia figlia, sono andata a lavorare. Fra me, tu che hai fatto? Amo, non mi sento bene. Che ti senti? Mi fa male dappertutto, mi fa male la pancia, la schiena, la testa. E beh, noi dove teniamo questi dolori una volta al mese quando ci viene il ciclo? Allora tengo il ciclo. Ma che tieni il ciclo? Tu ce l'hai io il ciclo. Allora mi hai mischiato tu. Cretina, non è possibile che hai il ciclo. Hai ragione, non è possibile, questi dolori sono troppo forti. Questi dolori sono almeno 3 volte più forti del ciclo. Tengo il triciclo. Sabato è proprio una struccata. Che tieni, ah, che tieni? Amore, secondo me tieni il morbillo. Morbillo? A parte che faccio proprio il morbillo. E poi pure se tieni il morbillo, che fa? Prendi il morbillo da tutto è pericolosissimo. O si muore o si rimane scemo. Infatti tu non si muore ancora. Ma poi con il morbillo si vedi che cosa faccio? Vedi niente. Sa qua uno è a cosa. Questo? No, no, quale morbillo? No, chi sta in brufolo? Chi sta in lo sviluppo? Prima o poi la fa, stiamo aspettando tanto tempo. Amore, secondo me sta salendo pure la febbre. Sta salendo? Dobbiamo controllare. Vabbè, vado a prendere il termometro. E dove vai? A prendere il termometro. E sta qua. Cioè te lo sei messo? Quando? Ieri sera. E che mi sa furra uno? Pazienza. Amo tengo 40! Quante? 40! 40! Io non facciamo 40 è pericoloso! 40! Ma che 40? Tu tieni 36 e 4! E 36 e 4 non fa 40! Che pezzasso da voglia così! Amo! Che lembro di fare? Ma la
Amore, se io dovessi morire. Quando è? A mia mamma e mia sorella, glielo dici tu che le ho volute bene. Amore mio, ma se tu dovessi morire, a mamma del sordo, ma che feri più? Grazie! Allora! Questo dove me lo metto? Va la posa? Tu fai rispondere, va la posa! Disordinato sciaurato che sei! Rimani sempre dopo quelli mi stanno a pubblicare! Disordinato sciaurato come tutti gli uomini nelle case, disordinati sciaurati! Allora, non siamo noi uomini che siamo sciaurati, siete voi donne che siete troppo appezzati da casa per sempre cosa a posto! Ma da campano po', se fosse per voi donne, noi uomini affugassimo in dall'anzi! Se fosse per voi uomini, noi donne affugassimo in dall'anzi! Ma tu dico, tutto questo tempo che dedica a pulizzare, a rassettare, a chiudere le porte, dedica alla cucina. Che fa? Non ti capisci con Boris? Può essere che magari capisci. No, non ti capisci con Boris? No, voglio... Cioè, perché se attenti sul fatto che c'è un'altra gente che siamo appiccicati a un'altra gente? Cioè, non ho capito, vuol dire che io non so cucinare? No, stai per me, no, non ho detto questo. Non è che non sai cucinare. Stai proprio guaiato in cucina, fai sempre la stessa cosa. Tutti i giorni un petto fuori. Amore, che si mangia oggi? Un petto fuori. Ma ce lo mangia da lì? E tu mangi pure oggi un petto fuori. Al massimo di questi mezzi. Io quando stavo a casa di mia mamma e dicevo, mamma, che si mangia? E tu andate a casa di mamma, ti faccia! Mia mamma mi rispondeva le parole più belle del mondo. Mamma, che si mangia? E che devo mangiare, mamma? Mia mamma ha sempre fatto una pasta e patata troppo bella, ha sempre fatto una parmigiana troppo bella, ha sempre fatto un ragù troppo bello. Una cosa ha fatto una schifezza, mamma, a te! Invece oggi mi trovo a mangiare tutti i giorni a pranzo, un petto fuori. Ma perché? Tu sai cucinare? Non ho capito, sai cucinare? Tu sai cucinare? Bucciardo che sei! Una volta ho fatto tardi per pranzo e l'ho chiamato dalla macchina. Ho detto, Enzo, per favore, puoi mettere a fare un po' di carne a bagnomaria? Non mangio troppo la carne in compagnia della signora Maria! È perché tu devi dire l'unico episodio negativo che è capitato. Perché invece non dici a tutti quanti che tutte le mattine ti faccio trovare l'uovo alla Ti riesce sempre? Cocco bodo, sì, cocco bodo. Poi non è vero, io so cucinare benissimo, capito? Io sono una grande Masterchef. Masterchef tu. Masterchef tu che tutte le sere fai quattro salti in padella. A pranzo fai un pettipone, a sera fai quattro salti in padella. E sto sempre a zumbando a quella casa. Ma non lo vedere, che gliel'ho fatto questo lì? Il coniglio era crudo e te l'ho detto pure, ma il coniglio è crudo. Io ti ho risposto. Tu no, ma mi ha risposto un nick. Allora, io so cucinare. Non ci fa l'applauso, quando è battuto sul sole, gli ci fate l'applauso, quando è battuto a me non ci fa fare l'applauso. Fai le sfuga, tu non guardi di che cosa. E non fa niente, ma allora gli dà l'altro. Non approfitto di fare una pagliata. Allora, io so cucinare, capito? E domani sera che viene la tua famiglia a cena a casa, io te lo dimostrerò. Quando mi chiamami pizza? Niente pizza. Domani viene ancora tua mamma a mangiare a casa? Sì. Ti hai spizzato nessuno una dosso? No. Fino a domani c'è tempo. Allora, se proprio non dovesse succedere niente, già ho fatto la spesa, già ho fatto il menù, già ho pensato a tutto. Vedete se vi piace. Facciamo come antipasto, una bella cosa fresca, ma fa caldo, si porta sempre. Facciamo un bel prosciutto e mozzarella. No, mia mamma è allergica al prosciutto. Si è dimenticata. A me si mangi il primo. E che fa? Pennette, panna. Mi dà fa spesa in giro stamattina. Mia mamma è allergica al prosciutto. Hai visto quanta gente stiamo guardando? Si mangi il secondo. E che hai fatto? In bottini ripieni. Di che? Cioè, che domanda c'è una cretina ignorante, poi ci cancia il cucino. Di che si inventano gli imbottini? Ma che ne inventa uno?
Ma che vi chiami su Bettaone? Come si dice? Come si dice in Bettaone? Ma che si dice? Ma non ce la faccio in Bettaone? Sì, che si pizze per darle in bottone. Ma che è pizze? Di che si ripiene? No, 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 come si dice? Domanda signora alla scopo in bottonate. Sì, in Bettaone. Sì, in Bettaone, lei in Bettaone. Allora, l'imbottino si imbettona come? Il prutusino. Il prezzemolo. Io ci metto il prutusino, tiene più sapore. Ognuno ha un Bettaone a modo suo. Il prutusino, il formaggio, l'aglio e prosciutto. Mia mamma va sciocca la filatti. Pure sto cielo. E c'è mamma mia. Hai visto quanta gente schifa a mamma? E nasa hanno vieti di aso adesso. Allora, mamma e mamma, la cena a casa, mamma, che si mangia? Allora, non c'è problema, si mangi quello che ci ha preparato la sorella, perché la sorella è un altro che c'ha i vizi. Vabbè, vieni a casa, dobbiamo far mangiare spatame. Ma guarda, ma mia sorella fa... Allora, la sorella facciamo pennette, pomodoro, olive e capperi. La puttanesca. Cioè, se la vuoi chiamare così... Questo ho fatto tuo, della tua famiglia, amici di guardia. Ma che dici, così la chiamano? Ma tua sorella, sì, così la chiamano, madame. La pasta, la chiamano così. Veramente? Sì. No, non lo sapevo. No, veramente, non lo sapevo. Non c'era malizia dentro di me. Tanto è vero che come sei quando ho fatto i roast beef. C'è malizia nei roast beef. No. No. Roast beef sul letto di piselli. Per farla sentire a suo agio. Naturalmente tutto sarà annaffiato da un fantastico vino rosso pugliese, nero di Troia. Cioè, cosa mi nervosisce a me, sai qual è? Qual è? Che tu hai fatto due menù contro la mia famiglia, ma pure contro di me, perché sai bene che quando viene qualcuno a casa, a me mi piace di far trovare l'aperitivo, hai fatto due menù senza aperitivo. E preparalo tu. E lo preparo. Sì. La cosa più semplice è preparare l'aperitivo. Apriamo i braghetti. Ah? Apriamo il braghetti. E dice a tua sorella che viene presto perché aspettiamo a lei. Perché? Perché come apre le braghette lei non le apre nessuno. Ma boh, sto fatto che tu devi decidere tutto di base con quanto la famiglia mi detto posto tu dici. Allora, da adesso poi almeno una cosa da casa la già decidere. E che vuoi decidere? Non lo so, una cosa più semplice, una cosa la devo decidere. Che vuoi decidere? Dici? Pure che cosa vedete in televisione? Vabbè, vabbè, detto qua davanti a tutti quanti, da domani che cosa vedete in televisione lo decidi tu. Ok. Non mi importa. Sì. Pure se è un film d'azione. Sì. Pure se è un film di paura. Sì. Pure se è un film buono. Soprattutto. Perché? Può essere che rubare qualcosa. Grazie. Allora, abbiamo detto che in casa comandano le donne. Ma quando arrivano loro, quando arrivano i figli, chi è che comanda? Non lo so se lo sapete, ma noi abbiamo una bambina, si chiama Sara. Da quando arriva da lei, i condanni di giù. Chi se non arriva da niente? Dopo 20 anni di mestiere, quando la gente ci incontra sul palco, la prima domanda che ci fa è Sara dov'è? La verità è che Sara non può stare con noi in queste situazioni, perché una bambina piccola di 4 anni e mezzo, nel suo caso, sa, qua in questo luogo di lavoro, nel suo caso sarebbe lavoro minorile. Perché tu non fai lo stesso? Però abbiamo la controfigura di Sara. Ya Sara, mamma, dai, ya, basta adesso, ya. Che? Basta piangere, mamma, dai, ya, basta, calmati un poco. Ma dai. Che succede? Ma non lo so, sto piangendo da stamattina. Perché? Ma che capite che tuo padre? Ma guarda bambini, capisci, sa che trauma. Basta con questa storia. Ci avrà detto qualcuno, c'è dei cattivi. Se riuscite si cattiva, ricevono credo. Basta con questa storia, il padre sono io. Ma non perché lo voglio dire, ma ormai mi chiamano il fecondatore dei sviluppi. Allora, la signorina qua, appena chiesto di avere un bambino, tac, subito ho fatto. Infatti tac, non me ne sono accorta proprio. Ya Sara, mamma mia, dormi, vedi che tanto. Cioè, l'unica cosa che sta bambino dorme troppo poco. Vabbè, però è normale, quando arrivano i figli in una casa si dorme di meno. Ho capito, ma se io di notte non dormo, di giorno non vado niente. Allora guardate solo che non dormo. Cioè, credetemi, stamattina stavo talmente stanco che non dovrei mandare la forza e mi sputa un bacio. E mi chiamano a me! Sto buttando a scivitare, mi chi è che mi sente vibrare, chi è? Non riesco a pigliare, chi è?
Chi è? Ma non sta preoccupata, chi è? La tua sorella! Questa è un'altra telefonata cinese! Che sono? Fanze, fa finta di interessarsi a mia figlia, invece vuole solo fare il paragone con quella cosa brutta della figlia. A me questi fatti non mi piacciono, non se lo dico proprio. No, no, però... No, ma sfastidiata, a me si fa di non mi piace, che cosa da faccio l'ora di spazio, cose non mi piacciono, ma basta, se lo dico proprio. Pronto, amore! Ah, lei è cinese, tu sei solo i brusoli. Sì. Dimmi? Sì, Sara sta bene, sì. Che? Si è imparata a vestirsi da sola. Ma quella è piccola. Come c'è? Più ce ne vedi? Una fammi 10. Ah? Ah, perché tua figlia a 8 mesi già si veste da sola. Chiama, fai finta di essere Sara, chiama. Mamma, mamma! Sì, Sara, mamma, arrivo! Scusami, ti devo lasciare! E cade a Sara un coppo scaletti che sta facendo cagna stagione! Non la pensa la mamma, voglio capire di complesso che è la cosa brutta di zio. Ora papà, però adesso basta, devi dormire. Se no papà se ne va da un'altra bimba. No, non dire così che si mette a piangere. Si prende collo. No, ci metto un zio. No, Sara, ma sta schizzando. Papà schizza sempre con te, tu ridi sempre. Ma bello, quando ti ma guarda, mamma, ti ha fatto vedere che ti faccio a te. Ti chiede a poco perché la vengono a fare il cucciolo. Ti chiede a poco perché la vengono a fare il cucciolo. Ti guarda, mamma, guarda. Sara, guarda, papà fa lo zombie, guarda, ti fa ridere, guarda. Mamma, com'è brutto! Che la mia mi è pur dalle qua la is! È identica, identica, ci ha tagliato proprio a casa. In questo caso ci ha tagliato pure il coso. Ma c'è una cosa, gente, fatela. Quando è nata la bambina, io l'ho vista dalle quale a lui e piangevo, e che pianti mi sono fatto. A un certo punto venne mia mamma vicino a me, disse: figlia mia, non piangere, non ti preoccupare, la bambina cambia. Come si dice? 9 mesi, 9 visi. Io per 9 mesi, tutte le sere, mi sono messa inginocchiata vicino alla culletta e dicevo: Gesù bambino, ti prego, domani falla cambiare. Che già sei che stanno metti con me, te la pigliamo. La bambina tiene 4 anni e mezzo, tiene sempre un vis, chist. È bello, guarda. Ma la cosa più grave, lo sapete qual è? È Caisse, e tale qua la mamma! Grazie! Ma che è sta cosa? Ma vedete che sta aggressività, no? Sì. Ma signor si è già occupata, ma finire con chi te la faccio ragazzi che si inchiato pallone. Che è successo? Ho preso il tempo fatto, tutto a posto, ci ha provato un zio. Che domanda? La foto dopo, dico sul palco che vi mangio, tutto a posto, ce ne possiamo andare. Bravo! E che vi manca? Un scaduccio, pure? Non ci mangi su scaduccio. Ma cosa rosa? Che le Peppa Pig? Dammi mi chiede con Peppa Pig! Vabbè, abbiamo capito. Allora adesso vi presentiamo un'altra coppia. Una coppia giovane che vorrebbe tanto acculturarsi e per fare ciò viaggia. Infatti adesso li vedremo su una nave da crociera in procinto di andare chissà dove. Però... siccome adesso abbiamo bisogno di fare un piccolo velocissimo cambio di costume all'inizio, mi chiesto una cosa, che stasera il nostro per cambiarci potesse diventare il vostro calore, quindi il vostro applauso, bravissimi! Sono soccata vita, come soccante questa nave da crociera, non si concepisce come ti sto.
Diciamo, questa nave da crociera è grandissima, ma la nostra cabina è troppo piccola. Ma mi sbatti, non ti lamentare. Ma si organizziamo. Allora, stanotte io dormo nel letto. E io? Nel bidet. Abbiamo, ma tanto quanto tempo possiamo stare nella cabina? Infatti. Noi non dobbiamo fare l'escursione. Ah, dica, aspetta, ho portato con me la brioche. Ignorante che ti lo sei, che si chiama brioche questa? Amo, tu l'hai sempre chiamata brioche. E non bomba data. Si chiama brisotto. La raschedella a volte si azzecchi ciciniello. Vita, c'è scritto che ti portano a fare i safari, a vedere i leoni. Oh, è là, voglio andare. Oh, chi è? Oh, mamma mia. Mamma mia, chiamata a Cocru. Qualcuno fa disinfestazione, un lato di facciamo, sempre chiamare. Ci sta una ciocca. È venuto pure sordo, lì! Ma non so! Cammela! Non so, già so che c'è una mega, non sta Cammela? Che c'entra Cammela? Tu hai detto ciocca! C'è un topolino! Ah! Ma questo? Questo? Credi che sono io! Ma cioccolo sei tu! Ti sacca, ti sacca, ti scippo con l'ogni ammantere la tua faccia singhiozzata. Vita, a proposito di leoni, dice che in questo periodo i leoni si accoppiano più di 50 volte al giorno. Incominciano, poi si riposano e poi reincominciano. Oi, oi. Amo. Che? Ma quindi io sono il tuo leone. Perché prima incomincio e poi mi riposo. Sì, però tu incominci dal riposo. Vabbè, però lo ricomincio! No, vada a durma! Vita! Che amo! Cuore! Che amo! Batti, che amo! Storia, che pazzo! Amo, perché non andiamo su parte della nave? Dove danno i drink, se la mi piace a mio amore! Guarda dove siamo andati prima! Tu ti pensi che sono chetina, gli rispondi? Non ti permettere di rispondere, ti scommo di sangue! Lo so io perché vuoi andare in quel bar, perché prima in quel bar è successo un fatto. Che è successo? Tu sei andato vicino alla signorina del bar, hai detto una frase ambigua, volgare, che mi ha fatto uno schifo dentro proprio. Ma che ho detto? Che hai detto? E non mi ricordo. Hai detto Coca-Cola e popcorn. Che schifo. Io? Ho detto Coca-Cola. Coca-Cola e popcorn, che schifo. Ma che ci sta di male a dire Coca-Cola e popcorn? Che c'è di male, mo te lo spiego io. Allora, nella Coca-Cola c'è la caffeina è un eccitante, quindi a te la signorina ti eccita. E popcorn? Popcorn, poppa a lei e torna a me. Lasciamo stare, amo. Andiamo a fare l'escursione dove stanno andando tutti quanti. Dove? Dove c'è il deserto e il mare, a Sharm el Sheikh. Oh, che poi dici che nel deserto ci stanno i beduini che scambiano le donne con i cammelli. Bene, amo. Rapido! Se viene un beduino vicino a te e mi vuole scambiare con 10 cammelli, tu che rispondi, Vita? Vita, dici che rispondi. No, Vita, per questo dici che rispondi, non mi piace che passa tutto questo tempo prima di rispondere. Dici che cosa rispondi, tu non con un morso. Che rispondi? E che rispondo? Amo, rispondo, non mi offendete, ma animale, mi tengo pitta e bulla. Grazie! Ma che trovo però? Eccoli! Allora! Ringraziamo il parroco Don Franco, un applauso fortissimo! Il comitato festa!